Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La festa della conversione di San Paolo ci offre l'occasione per poter riflettere sul significato, sul valore della conversione. Cosa vuol dire convertirsi? Certo, un testo molto importante, questo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, che non può essere scandagliato in sei minuti, però cerchiamo di dare qualche indicazione importante per quanto possibile. Un cammino di conversione prevede un tempo di cecità, un tempo di buio, di oscurità. Convertirsi non vuol dire cambiare abito, non vuol dire cambiare abitudini. La conversione non è il passaggio da una vita immorale a una vita morale e basta. Non vuol dire diventare più buoni. Non serve la conversione per fare questo. Basta l'impegno, basta la buona educazione, basta la volontà. La conversione non è un cambiamento di etica, non è un nuovo decalogo della vita. La conversione è un processo che ha al suo inizio un incontro tra la persona e Dio. Questo è il nucleo della conversione. Non sono io che improvvisamente comprendo qualcosa di nuovo, di più bello, di più vero. Non è il cuore che batte. E non è accompagnato da un momento di grande gioia, come oggi va di moda, no? Queste conversioni di massa, queste conversioni mediatiche, pubbliche, queste conversioni dove tutti diamo la testimonianza della nostra conversione. Sembra il circo dei sentimenti, no? Il circo delle esperienze emozionali, che poi dopo uno torna a casa dopo 3 mesi peggio di prima. Vabbè. La conversione è qualcosa di estremamente intimo, estremamente personale nel suo inizio, è qualcosa di drammatico, è un dramma profondo, perché come avete visto San Paolo incontra una luce e una voce che non vengono da questa terra. E dopo questa esperienza di luce e di voce, lui diventa improvvisamente cieco e solo. Resta solo, con la sua preghiera, con il suo buio, con la sua attesa, la sua speranza, che arrivi Anania. E di fatto per San Paolo saranno stati 3 giorni sicuramente tremendi. E in quei 3 giorni Dio ha rimpastato il suo cuore e la sua testa. Da Saulo a San Paolo c'è un passaggio che si chiama vita e che segnerà per sempre l'esperienza di quest'uomo, e non solo la sua, anche di tutti gli altri. San Paolo non tornerà più a essere Saulo,
Questo è importante dirlo, perché oggi, siccome va molto di moda parlare della debolezza, la fragilità, io sono debole, io sono fragile, io cado, io sono un essere umano. Papa Benedetto XVI l'aveva detto chiaramente: peccare non ha niente di umano, è tutto disumanità. Il peccato non ha niente di umano, è un atto disumano. Bisogna studiare la teologia, un po' leggere qualcosa di sano, no? Di un po' corposo, perché sennò. Quindi è sbagliato dire, no, ma io sono fragile, anche San Paolo era fragile, ma non è più tornato a essere Saulo. Noi torniamo indietro perché non siamo veramente convertiti al Signore. Non c'è stato veramente un passaggio radicale, un cambiamento del cuore e della mente, che vuol dire un cambiamento di gusto. Noi facciamo i peccati perché ci piace farli, questa è la verità. Il peccato a noi piace, poi sì, facciamo un po' i devoti dicendo no, ma io no, ma in realtà è così. Noi facciamo solo quello che ci piace e noi facciamo i peccati perché ci piace fare i peccati. Se noi i peccati li detestassimo, noi non faremmo nessun peccato, perché noi facciamo solo quello che ci piace, il cuore si muove dove trova maggior diletto. Dopo ci pentiamo, stiamo male, soffriamo, sì sì, va bene, ma... E infatti si sarebbe da ragionare sul perché ci andiamo a confessare. Noi andiamo a confessarci perché abbiamo offeso Dio o perché noi stiamo male? Interessante, eh? Qual è la ragione delle nostre confessioni? Il pentimento di aver recato offesa a Dio o una sofferenza psicologica mia? O perché io voglio liberarmi da quel senso di colpa che mi porto dentro? Da qui escono due confessioni completamente diverse, eh? Escono due uomini completamente diversi. Ecco che allora dobbiamo pregare perché il Signore ci conceda la grazia prima di avviarci sulla via di Saulo, per poter anche noi incontrare una luce e una voce. E la seconda di incontrare anche noi un'Anania. Ci sono, ancora, ci sono. Ci sono persone che non sono semplicemente indaffarate a fare i cristiani, ma persone che sono veramente cristiane. Persone che hanno tempo per le anime. Ci sono. Ci sono Anania che sanno andare oltre la paura, che sanno andare oltre se stessi, che sanno ascoltare il Signore e che sanno andare ad incontrare coloro che sono ciechi, che però è una cecità perché apre lo sguardo, apre gli occhi su un nuovo modo di vedere. Bisogna che ci sia il buio perché io possa vedere nuovamente, o meglio, perché io possa vedere le cose in modo nuovo. Prima ci deve essere il buio, un buio che azzera tutto, azzera la vista, la vista sbagliata, per aprire a una visione nuova. E questa visione nuova viene attraverso l'imposizione delle mani di Anania. Gesù avrebbe potuto farlo lui, e invece non l'ha fatto lui. Ha aspettato che fosse Anania. La mediazione della Chiesa, quanto è importante perché l'anima recuperi la vista corretta su Dio e sul mondo. E allora in questo giorno verifichiamo davanti al tabernacolo la qualità della nostra conversione. Vediamo se veramente è cambiato il nostro cuore e la nostra mente, se veramente c'è stato un cambiamento di vita dentro di noi, e chiediamo al Signore di togliere tutto ciò che sa di apparenza, di insegnarci la via della sostanza. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.